Io credo che i progetti di prevenzione siano progetti importanti su quali investire anche proprio come amministrazioni, perché l'informazione è la base delle scelte che poi possono essere fatte, e quindi credo che conoscere queste realtà, averne la consapevolezza siano elementi che possono semplicemente arricchire e informare i giovani che si trovano a vivere esperienze in mezzo a dubbi anche legati sui temi, ai temi della legalizzazione o meno, che spesso vengono dibattuti anche nei contesti scolastici. Credo che il ruolo della scuola all'interno della prevenzione sia un ruolo fondamentale, in quanto appunto la scuola, la classe è la comunità piccola nella quale certi atteggiamenti e certi comportamenti possono anche strutturarsi. Per quello che è stata la mia esperienza, ho avuto sempre la voglia e il desiderio di spendermi nella formazione e nell'informazione di quello che magari l'utilizzo di certe sostanze può provocare a livello anche di dipendenze, anche per sfatare certi luoghi comuni legati al fatto che le questioni possono essere gestite con tranquillità semplicemente sulla base di una volontà forte, di un carattere che ci permette di scegliere quando e come entrare in certi contesti. Ed è per questo che nel corso della mia esperienza appunto come insegnante prima e poi come amministratore provinciale con la delega appunto all'istruzione e alla formazione, ho da sempre promosso una serie di incontri non soltanto con medici, con personale qualificato che potesse dare diciamo anche delle informazioni di carattere scientifico ai giovani con i quali avevo occasione di confrontarmi, ma anche con ragazzi che dall'esperienza appunto della droga erano usciti e che con il raccontare il proprio vissuto, la propria esperienza di vita hanno potuto rappresentare per i giovani un elemento di confronto e di incontro che a volte è parso più credibile magari di quelle che possono essere le raccomandazioni di un insegnante, di una mamma, di un amministratore. Per me è la prima volta qui a San Patrignano, ma non è la prima volta in una comunità nella quale ho potuto constatare il fattivo, diciamo così, impegno dei ragazzi nelle singole attività. Io credo che questa dell'esperienza lavorativa sia un'esperienza importante da affiancare e da, diciamo, portare avanti insieme a quella dell'istruzione e formazione.